Allora, buongiorno e benvenuti a tutti carissimi amici. Io passerei subito la parola al ministro Lorenzo Ornaghi, che ci onora della sua presenza per la seconda volta nel suo mandato. È una presenza importantissima per noi. Il ministro deve partecipare a un Consiglio dei Ministri che si svolge alle 11:30 e quindi porterà il suo saluto e poi ci saluterà. Grazie Ministro. Grazie Maestro Ferrara, grazie davvero. Il più cordiale saluto davvero e anche il benvenuto qui nella sede del Ministero a tutti voi, alle autorità qui presenti, ai rappresentanti della Regione Umbria, della provincia di Perugia, al Comune di Spoleto, un saluto naturalmente al Presidente Ferrara, a tutti i presenti, ai giornalisti qui convenuti, mi si consenta anche un personale saluto alla signora Adriana Asti e anche alla signora Fendi che è rappresentante del Ministero autorevole. Mi giustifico appunto se, in maniera che è sempre un po' sgarbata al termine del saluto, devo andare per altri impegni, ma quale sia l'impegno l'ha già opportunamente detto il maestro Ferrara. Sono davvero soddisfatto, dirò alla fine anche perché, di essere qui con voi a porgere il saluto prima della presentazione del programma del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Siamo giunti all'edizione 2013, le candeline, se sono state contate bene, sono 56, quindi ormai è una davvero lunga e importante storia di successi, di riconoscimenti, di un prestigio internazionale che, superate le inevitabili difficoltà che capitano anche nella nostra vita personale degli ultimi anni, brillantemente superate queste difficoltà, appunto è una storia che apre a una storia, se possibile, ancora più grande e importante del passato. Il Festival ha iniziato da 5 anni un nuovo percorso, machiavellianamente, dico machiavellianamente perché si apre oggi una splendida su Machiavelli nei 500 anni del principe, è per molti aspetti un ritorno ai principi, no? Quindi ritornando ai principi si riscopre il proprio codice genetico e qui il grazie davvero al maestro Ferrara, lo si attualizza, perché il ritorno ai principi è sempre in funzione di una vitalità maggiore e di ulteriori slanci creativi. Quindi grazie davvero al maestro Ferrara che ha navigato davvero opportunamente dando la rotta giusta dopo la scomparsa del compianto fondatore Giancarlo Menotti. Il momento della scomparsa dei fondatori è sempre un momento di particolarmente importante. Fase di rilancio su cui vorrei, e di fuoriuscita, di superamento di ogni difficoltà, brevemente soffermarmi, anche perché su questo l'impegno del Ministero è stato costante, è stato tenace, credo anche sia stato fecondo, e quindi a mia volta ringrazio coloro che all'interno del Ministero, nelle posizioni di direzione, questo percorso hanno reso possibile. L'hanno reso possibile operando già fattivamente affinché la legge 238 del dicembre 2012 arrivasse in porto, il sostegno, la condivisione, la partecipazione attiva del Ministero sull'iter delle leggi è sempre importante, è discreto ma importante. Il Parlamento con questa legge ha riconosciuto il prestigio internazionale del Festival dei Due Mondi. E questo credo sia, certo, è un atto che corredato magari da risorse che potevano essere superiori, ma anche in questo caso si è dovuto fare i conti con la realtà. Credo però che il riconoscimento di questo prestigio da parte della legge, da parte del Parlamento, sia un dato di rilievo che sottolinea come il Festival sia ormai risorsa fra le più importanti della cultura italiana e, se posso aggiungere, di quella europea. Quindi ringrazio qui in questa sede tutti coloro che
hanno reso possibile l'avvio e la conclusione di questo percorso di ritorno ai principi e di attualizzazione del festival. Ringrazio in modo particolare le fondazioni private che sempre più sono protagoniste del nostro sistema culturale. In questo caso ringrazio in modo particolare la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e la Fondazione Carla Fendi. Ho avuto modo di sottolinearlo, la strada per molti aspetti obbligata di promozione della cultura è anche una strada che, se ben percorsa, può produrre quella della cooperazione fra il pubblico statale e il privato sociale, può produrre grandi risultati. E allora, davvero l'Italia, grazie ai suoi attori, ai suoi autori, agli scenografi, ai tecnici e alle maestranze, di nuovo mostra quanto sia importante la sua tradizione, importante per il mondo intero, una tradizione che c'è ammirata. Ed è questa altresì della cooperazione fra pubblico statale e privato sociale, una via di crescita sociale, di crescita civile, vorrei anche dire di crescita della nostra identità più profonda culturale. Ecco, su questo credo che il Festival dei Due Mondi davvero sia una punta di diamante. E allora, nel concludere, nel rinnovare tutti i miei ringraziamenti, nel formulare gli auspici di buon lavoro, mi si consenta, oltre che a rinnovare le scuse per andarmene fra brevissimo, di dire che in termini personali con molto piacere chiudo il mio mandato qui col Festival dei Due Mondi, perché credo che fu fra le prime questioni considerate 17 mesi fa all'incirca, e il chiudere alla presenza di un pubblico non solo ampio ma motivato e direi affezionato al festival. Chiudere il mio mandato con l'illustrazione di un programma di grandissimo rilievo culturale, chiuderlo soprattutto con la convinzione che il domani sarà per il Festival dei Due Mondi migliore del presente, è per me motivo di particolare soddisfazione. Quindi grazie al maestro Ferrara. Grazie mille. Grazie mille, signor Ministro. Grazie. Allora, bene, grazie a tutti di nuovo, siamo qui. E siamo giunti anche quest'anno alla presentazione della prossima edizione del Festival. La 56esima dalla sua nascita, la sesta per me come direttore artistico. Ornaghi lo abbiamo ringraziato, e la legge che ha citato il Ministro, che è quella del dicembre 2012, ha inserito il Festival dei Due Mondi tra i pochi eventi culturali italiani di assoluto prestigio internazionale, che vanno in special modo sostenuti e valorizzati. E quindi veramente grazie ancora al Ministero per le attività culturali, che lavora davvero per la salvaguardia e la promozione del nostro patrimonio artistico e musicale. In un tempo e in un paese difficili, il Festival di Spoleto ha continuato controcorrente a crescere, facendosi sempre di più interprete della nostra epoca. E anche quest'anno sarà terreno d'incontro tra avanguardia e tradizione, rivoluzione e conservazione, nuove generazioni e mostri sacri, restando comunque fedele alla qualità e all'eccellenza delle proposte, e aprendo i suoi confini a tutte le espressioni artistiche più vitali e interessanti dei palcoscenici del mondo. Come sempre, prima di presentare il cartellone, devo ringraziare
tutte le persone, tutte le istituzioni che ci sono vicine e senza le quali questa manifestazione avrebbe una storia breve. Grazie prima di tutto al Comune di Spoleto, rappresentato qui dal suo sindaco Daniele Benedetti, alla provincia, alla Camera di Commercio di Perugia e alla Regione Umbria, che uniscono intenti e strategie a favore del Festival in uno spirito di stretta e proficua collaborazione. Un grazie particolare alla Presidente della Regione, che non poteva essere qui, Catiuscia Marini, e all'Assessore alla Cultura, Fabrizio Bracco. Nella difficoltà di questo periodo, nel quale l'investimento a favore della cultura rischia di essere annoverato fra gli sprechi, dobbiamo esprimere il nostro più che mai sentito ringraziamento alle fondazioni, alle aziende, ai partner storici e ai nuovi sponsor che ci sostengono con convinzione e con generosità. Il valore che i nostri sponsor mettono in campo, questo è molto importante per quanto riguarda la nostra manifestazione, non si limita ad essere un contributo economico solamente. Sempre di più con gli sponsor tracciamo percorsi condivisi e cerchiamo convergenze di obiettivi per fare in modo che il Festival sia anche vissuto come contenitore e veicolo di esperienze di impresa di qualità. Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, main supporter che contribuisce in maniera eccezionale puntando sulla cultura per la crescita dell'economia locale. La scelta di investire in misura significativa nella cultura e nell'arte da parte della Fondazione Cassa Risparmio di Spoleto rappresenta un punto fermo che ha l'obiettivo di valorizzare tutte quelle espressioni di arte che rendono la manifestazione unica e riconosciuta internazionalmente. Un sentito grazie all'amico presidente Dario Pompili. Grazie. La Fondazione Carla Fegli, che partecipa con sempre maggior coinvolgimento come main partner, sostenendo l'inaugurazione e sponsorizzando in esclusiva il cartellone del Teatro Caio Melisso, spazio Carla Fendi. Un grazie davvero sentito per la rinnovata fiducia al Festival, che quest'anno è sancita da un impegno biennale, che per noi è importantissimo perché è una garanzia di stabilità e di continuità. La Fondazione, che ha l'obiettivo di preservare beni e valori culturali per garantirne la continuità e la crescita, contribuisce inoltre alla conservazione delle bellezze artistiche della città di Spoleto attraverso la ristrutturazione del Teatro Caio Melisso. Dopo il restauro degli originali sipari del fondale e dell'apparato scenico realizzati lo scorso anno, in questa edizione presenterà il restauro del palco reale, del salotto di rappresentanza e presenterà i prototipi delle mantovane dei tre ordini di palchi e il rifacimento di tutte le mantovane del secondo ordine. Quindi è un processo continuo ed è bello che sia così, perché ogni anno c'è qualcosa in più da inaugurare. Vedrà la seconda edizione a Spoleto anche il premio istituito dalla Fondazione come riconoscimento a personalità di alto valore nel campo delle arti. E la Fondazione curerà per questa edizione anche la mostra Dietro le Quinte, un volume di molto, molto pesante. Grazie amica Carla per tutto quello che fai. Grazie. E anche grazie per essere entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione e di aver accettato la presidenza onoraria della Fondazione Festival di Due Mondi. Grazie. Grazie alla Banca Popolare di Spoleto, supporter del Festival, per l'impegno costante e il sostegno mostrato a favore delle nostre attività.
E qui c'è una novità importante, la partecipazione di Casse dell'Umbria, che si è appena costituita, storicamente legata alla Fondazione Carispo, quest'anno si impreziosisce di una grande e positiva novità, il supporto del gruppo Intesa San Paolo, che entrerà a far parte della nostra squadra e che svilupperà negli anni i suoi contributi, nel rispetto però delle politiche aziendali. Poi daremo un annuncio specifico a seguito della conclusione dell'iter amministrativo. Intanto un grande benvenuto e un ringraziamento. Eni è un grande partner della nostra manifestazione. La cultura rappresenta per Eni un importante terreno di iniziative attraverso cui coniugare la propria natura di grande società energetica con il tessuto sociale e culturale dei paesi in cui opera. Grazie all'azienda Monini, che è un partner storico, che anche quest'anno sostiene la sezione danza e promuove la quarta edizione del premio Una finestra su due mondi. Un grazie anche alla famiglia Monini, che con la sua fondazione sostiene il centro di documentazione del festival, prezioso archivio storico nella storica casa Menotti di Piazza del Duomo. E ancora grazie a chi da anni ci è vicino: Air France, Montblanc, Martini e Rossi, Fabiana Filippi, Tomasini Francia Rolex, Bartolini, Solgenia, Poltrona Frau e il Rom Cavalieri Hilton. Grazie. Un'altra buona notizia, perché dimostra che alcuni ritornano, è il ritorno al festival di Mercedes-Benz Italia, che quest'anno tornerà con noi. Un particolare benvenuto a Sky Arte e Radio 2 Rai, che ci seguiranno da vicino per tutta la durata del festival. Altri sponsor stanno arrivando. E questo per noi è fonte di grande soddisfazione, perché significa che stiamo facendo bene e che siamo attrattivi per il mondo imprenditoriale, che è sempre di più necessario al sostegno della cultura. I mecenati del festival sono una voce importante a sostegno del festival. Grazie a quelli che hanno confermato la loro adesione e grazie a quelli che si sono uniti a noi quest'anno, e grazie al presidente Duccio Marignoli, che anche quest'anno sarà affiancato da Carla Fendi come presidente onorario e da Claudia Spadazzi come vicepresidente. Grazie mecenati. Il manifesto di questa edizione, come avete potuto vedere, è davvero molto, molto bello, allegro, colorato e anche un po' erotico, diciamo così. Lo ha firmato Sandro Chia, che è un grande pittore e scultore della transavanguardia italiana. L'opera da lui realizzata presenta un intreccio di diversi linguaggi e di molti climi culturali, stili che ben rappresenta lo sguardo cosmopolita della nostra manifestazione. Achille Bonito Oliva ha firmato delle note che sono davvero intelligenti, come sempre. Un'altra cosa a cui tengo molto, che ci si apre sempre di più a grandi collaborazioni con importanti istituzioni artistiche per lavorare in sinergia in modo efficace su obiettivi di comune interesse. Mi fa piacere annunciare che, oltre a quella già attuata con il Mittelfest, e saluto il presidente Antonio Devetag, siamo felici di aver creato quest'anno due nuove convenzioni che andranno sviluppate già da quest'anno e poi nei prossimi anni, con il Teatro Metastasio Stabile di Prato, e saluto il presidente Umberto Cecchi e il direttore artistico Paolo Magelli. Grazie al loro lavoro siamo riusciti. E quella anche molto importante, perché ci permetterà di collaborare per le opere liriche con il Teatro Carlo Felice di Genova, che è un importante
importantissimo teatro lirico del nostro paese, e saluto il sovrintendente Giovanni Pacor e il segretario artistico Giuseppe Acquaviva. Grazie. E adesso passiamo al programma della manifestazione. Quest'anno si inaugura al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti con uno spettacolo davvero speciale. L'abbiamo già annunciato, The Piano Upstairs, che vuol dire il piano di sopra, ma vuol dire in inglese il pianoforte al piano di sopra. È stato scritto da un grande autore americano, John Wideman, e segna il ritorno sulle scene di Alessandra Ferri e anche il suo debutto come coreografo. Ad affiancarla ci sarà l'attore americano Boyd Gaines, che è una star di Broadway, non fa cinema quindi non è tanto conosciuto, ma lui ha vinto 3 Tony Award. È una produzione di Spoleto 56, di cui avrò il piacere e l'onore di curare la regia. La scenografia è di Gianni Quaranta, i costumi di Luisa Spinatelli e il disegno luci di Daniele Nannuzzi. Uno spettacolo che coniuga con grande forza emotiva danza e teatro, su musiche per pianoforte solo, sono tutte musiche per pianoforte solo di compositori contemporanei, sono tanti, tra i quali i più famosi sono Arvo Pärt e Philip Glass. Tra l'altro The Piano Upstairs ha già avviato un'altra collaborazione, che è quella con il Teatro Coccia di Novara, a cui manderemo lo spettacolo nel 2014, prima di avere una sua lunga tournée all'estero, sempre con il nome di Spoleto in testa a tutti. La sezione opera di questa edizione è dedicata al genere dell'opera buffa, e mi è sembrato giusto tornare dopo tanti anni nel teatro che è nato per l'opera settecentesca, per l'opera e che è il Teatro Caio Melisso. La prima produzione è fatta in collaborazione, e anche qui un'altra collaborazione importante, con il Teatro Massimo di Palermo. E il titolo è Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa. La regia e la scenografia sono di Quirino Conti, e devo dire che l'idea è stata quella fondamentale che mi ha fatto pensare al teatro Caio Melisso e a questa opera, proprio perché al Teatro Caio Melisso c'è questa meravigliosa scena ricca che è stata dipinta dal pittore Domenico Bruschi, che è un pittore perugino tra il 700 e l'800, e che è stata restaurata appunto dalla Fondazione Carla Fendi. È un'immagine meravigliosa. Il matrimonio segreto si svolge in un luogo solo, e quindi ho chiesto a Quirino Conti di ambientarla in questa splendida scenografia. Tra l'altro sarà uno spettacolo a lume di candela, come si faceva nel Settecento. E qui poi c'è una grande novità e un grande annuncio da fare, perché i costumi sono fatti appositamente, disegnati e creati dal grandissimo Piero Tosi. Piero Tosi, che si può definire il maestro di tutti i maestri, e che da diversi anni era assente dalle scene, è veramente un grande ritorno. E i costumi poi sono realizzati nella celeberrima sartoria Tirelli, con la quale Tosi ha sempre collaborato, che è diretta, dopo la scomparsa del grande Umberto, da Dino Trappetti, che ringrazio per la collaborazione. Il direttore è un direttore di grande rinomanza, Ivor Bolton. Per chi non lo sapesse, è il direttore del Mozarteum di Salisburgo.
e l'orchestra è del Teatro Petruzzelli di Bari. E poi la seconda opera, anzi le seconde due opere sono due affascinantissime operette di Jacques Offenbach, mai rappresentate in Italia e sono state riscoperte in Francia, addirittura hanno dovuto ritrovare gli spartiti in maniera avventurosa. È una compagnia francese, il titolo è Croque-Faire e Tulipatin, sono due stranissime operette ma di grande presa. È una compagnia francese che li rappresenta, con un'orchestra francese che viene da Parigi, ed è una produzione realizzata assieme al Théâtre Athénée di Parigi, che è un grande teatro parigino. La musica. James Collon dirigerà la Filarmonica della Scala, che anche questa è una novità, perché la Scala si muove poco e invece a Spoleto ci viene. Il concerto finale, per mettere d'accordo tutti e piantarla con le polemiche sui bicentenari, facciamo un grande galà Verdi-Wagner, così mettiamo d'accordo tutti e celebreremo il bicentenario assieme di questi due grandi musicisti. Un'altra novità abbastanza straordinaria è che, grazie a Eni, che oltre a darci un supporto per la manifestazione ci dà anche un supporto artistico, quest'anno avremo un concerto speciale fatto apposta per noi di Rafael Gualazzi in Piazza Duomo. Addirittura il titolo è I due mondi di Rafael Gualazzi, perché a differenza dello spettacolo che lui porta in tournée in giro per l'Italia, è una cosa concepita apposta per il nostro festival. E poi, sempre in Piazza Duomo, avremo una cosa straordinaria, Paradiso Paradiso, la vita in musica di San Filippo Neri, che è un concerto oratorio per coro, orchestra e voce recitante, con la musica composta e diretta da un grande personaggio, Monsignor Marco Frisina. Grazie Monsignore di essere lì con noi. Grazie. La voce recitante è di Giorgio Albertazzi e l'orchestra Fideles e Tamati di Roma e il coro della Diocesi di Roma. I tradizionali concerti di mezzogiorno saranno eseguiti questa volta da cinque artisti di eccezione che interpreteranno l'opera pianistica completa di Debussy e pagine di altri suoi contemporanei. Grandi pianisti: Bianconi, Ciammarughi, Sandro De Palma, Maurizio Paciarello, Jin Zhu. 10 concerti notturni per la prima volta nello splendido chiostro di San Nicolò faranno da contrappunto a quelli di mezzogiorno. Nell'ambito della convenzione, quest'anno l'orchestra della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova sarà diretta da Alvise Casellati e al Teatro Romano farà un programma con musiche di Schumann e Tchaikovsky. Fra teatro e musica, lo spettacolo Carlos Kleiber, il titano insicuro, Carlos Kleiber, che è stato scritto da Valerio Cappelli e Mario Sesti e si avvarrà della prestigiosa regia di Pierluigi Pizzi, un grande del teatro d'opera e che si è appassionato a questo personaggio, Carlos Kleiber. Gli attori saranno Massimo De Francovic e Anita Bartolucci ed è anche questa un'altra coproduzione, ecco, per la prima volta è una coproduzione con il Teatro dell'Opera di Roma che partecipa con noi e subito dopo Spoleto lo spettacolo verrà visto a Caracalla. Una prima volta per noi al festival è un viaggio affascinante nelle radici della canzone napoletana, quella diciamo antica, quella prima di quella più moderna, e sarà Serena Autieri a raccontarci questo viaggio nella Chantosa con il soggetto e la regia di Vincenzo Incenso.
E poi una cosa straordinaria, sempre trovo molto, molto particolare, al Teatro Romano ci sarà il concerto della banda musicale della Guardia di Finanza, che è una delle bande più riconosciute a livello internazionale. Sarà diretta dal tenente colonnello Leonardo La Serra in grosso. E saluto qui, e li saluto entrambi, ma saluto anche il generale Raffaele Romano, che è vice ispettore degli istituti di istruzione della Guardia di Finanza. Grazie per darci questa... A Palazzo Mauri, in vari luoghi della città, si esibiranno gli ensemble solisti del Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia. I cantanti vincitori del concorso 67esimo concorso del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, Adriano Abelli, daranno un bel concerto dal titolo O de Verdanni miei, con arie tratte dal repertorio di Mozart, Rossini, Verdi e Puccini. E l'Associazione Amici di Spoleto presenta la 43esima rassegna organistica Luigi Antonini su organi antichi e molto rari, e si svolgerà itinerante nelle splendide basiliche di San Ponziano, dei Santissimi Domenico e Francesco a Spoleto, oltre che nelle chiese di Cascia e di Trevi. Come sempre, la grande danza al Teatro Romano propone due fra le maggiori compagnie di ballo sulla scena mondiale: il prestigioso Mark Morris Dance Group, le cui performance sono accompagnate da musiche dal vivo del proprio ensemble musicale, e poi la novità straordinaria è il Los Angeles Dance Project, che è stata fondata dal coreografo Benjamin Millepied, noto più per essere il marito di Natalie Portman e di avere fatto le coreografie del Cigno Nero, che per la sua straordinaria bravura, ma che gli viene riconosciuta quest'anno perché è stato nominato direttore del corpo di ballo dell'Opéra di Parigi. Per la prima volta viene in Italia, per la prima volta viene a Spoleto con un programma fatto apposta per noi. Il teatro. Ritornano sulla scena, al Teatro Nuovo, due grandi del teatro che mi accompagnano in questo percorso artistico di questi 5 anni ogni anno, e che sono Robert Wilson, che dirige Mikhail Baryshnikov in una strana commedia di uno dei più grandi autori russi d'avanguardia, che è Daniel Karms, dirige Baryshnikov, e assieme a Baryshnikov l'altro attore americano Willem Dafoe. Sarà un'esperienza molto, molto curiosa e molto interessante, come sempre, e questa è frutto di una, anche qui, di una grande coproduzione insieme al Manchester International Festival, al Théâtre de la Ville di Parigi, al Festival d'Automne di Parigi e al Festival des Singles di Anversa. Il secondo grande creatore è Luca Ronconi, che anche lui torna al festival con Pornografia di Witold Gombrowicz. È considerato il più grande scrittore polacco del Novecento. È un adattamento da un romanzo, cosa in cui Ronconi è maestro. Gli attori sono Riccardo Bini e Paolo Pierobon, che saranno accompagnati da un gruppo di giovani attori. Lo spettacolo, ed è questa la novità, verrà rappresentato nello storico teatro Francesco Torti di Bevagna, che è un teatro decorato appunto da alcuni pittori, tra cui Domenico Bruschi, quello della scena ricca del Caio Melisso. Questo teatro si trova all'interno del Palazzo dei Consoli, e questa è stata una scelta fatta perché mi sembrava giusto allargare i palcoscenici di Spoleto anche agli altri bellissimi teatri che ci sono in Umbria, e questa prima uscita, diciamo, è a Bevagna. Ringrazio il sindaco di Bevagna Annalita Politicchia, che ci ha concesso il teatro della città. Anche questa è una grande coproduzione
tra il Teatro Stabile dell'Umbria, l'Associazione Francesco Torti, e il Centro Teatrale Santa Cristina, il Piccolo Teatro di Milano, in collaborazione con noi. Terzo, diciamo, e quindi tripletta, un altro grande regista internazionale sarà con noi, Peter Stein, anche lui per la prima volta a Spoleto e per la prima volta alle prese con un testo che lui dice di avere avuto nel cassetto da 50 anni, da quando l'ha visto la prima volta in scena a Londra, ed è Il ritorno a casa di Harold Pinter, con Paolo Graziosi, Alessandra Verone, Rosario Lisma, Elia Shilton, Andrea Nicolini e Arianna Scommegna. Ed è questa la prima produzione nella convenzione col Metastasio di Parma. Lo coproduciamo insieme e poi avrà una sua vita anche questo spettacolo. Irina Bruck, un'altra grande protagonista delle scene internazionali. Bruck è figlia di Peter Bruck, ma è una grande regista. Le abbiamo dato per tutta la durata del festival la chiesa di San Simone e lì presenterà un suo avventuroso progetto che è la Trilogie des Îles, che sono la trilogia delle isole, tre storie di vendetta, perdono, amore e libertà. Sono tre diversi spettacoli ispirati, uno all'Odissea di Omero e l'altro alla Tempesta, per concludere con un nuovo allestimento dell'Isola degli Schiavi di Marivaux. Due atti unici che sono stati ritardati e rimandati a quest'anno, che sono due atti unici per Adriana Asti, che renderà omaggio al grande autore francese Jean Cocteau, La voce umana e Il bel indifferente, i due celebri monologhi nello spettacolo che si avvale di una regia prestigiosa di un grande regista cinematografico che si misura per la prima volta con il palcoscenico e che è Benoît Jacquot. Questi due monologhi compongono la prova eccezionale di una sola attrice che esprime la stessa denuncia di una donna sola, e questa è la seconda coproduzione con il Teatro Stabile di Prato. Avremo con noi anche quest'anno, per la prima volta sempre a Spoleto, l'attrice creativa e cosmopolita Isabella Rossellini, che con uno spettacolo che si chiama Green Porno, ma non c'è niente di porno, metterà in scena, beh insomma però forse sì, non lo sappiamo, speriamo, sì, metterà in scena un progetto apparentemente folle sulla sessualità degli animali. Lei ha già realizzato decine di cortometraggi che sono stati trasmessi da tutte le televisioni, sono andate in tutti i festival del mondo. Questa volta si è fatta aiutare dalla penna del famosissimo sceneggiatore Jean-Claude Carrière, scrittore dei film di Polanski, e porterà l'argomento a teatro con la consulenza artistica di un altro personaggio incredibile che è Muriel Mayet, che è il direttore della più grande istituzione teatrale francese, che è la Comédie Française. E arriviamo a due altri ritorni molto importanti, quello di Pietro Grasso, che io in questo caso non chiamo presidente ma chiamo, come dire, scrittore, autore, e quello di Sebastiano Lomonaco, che in questa edizione di questo nuovo spettacolo sarà affiancato da Anna Galliena e dal suo giovane Turi Moricco. Dopo che abbiamo fatto un'esperienza straordinaria 2 anni fa con Per non morire di mafia, sempre condotta da Sebastiano Lomonaco, quest'anno rappresenteremo Dopo il silenzio, che è una scrittura autonoma ispirata al libro di Pietro Grasso, Liberi tutti, che vede la collaborazione tra appunto Pietro Grasso e uno dei più interessanti drammaturghi italiani, Francesco Nicolini. Il progetto è di Margherita Rubini e la regia è di Alessio Pizzek, ben conosciuto, bravo regista, giovane, che ha già dato molta, molta prova di se stesso.
Per il terzo anno il Festival collabora con la Fondazione Corriere della Sera nella ideazione e produzione di progetti che hanno l'obiettivo di valorizzare e interpretare la memoria dei grandi personaggi italiani. Dopo Oriana Fallaci, Indro Montanelli, quest'anno sarà la volta del Cardinal Carlo Maria Martini, che è al centro di un racconto in presa diretta sui temi più scottanti del nostro tempo. Il titolo è Il Cardinale e gli altri, è tratto da un testo di Marco Garzonio, che è il biografo da sempre di Carlo Maria Martini e grande firma del Corriere della Sera. L'interprete principale di questo spettacolo, che andrà in un altro luogo di Spoleto che abbiamo scoperto e che vogliamo valorizzare, che è il chiostro di San Gregorio, l'interprete principale sarà il mio caro amico Paolo Bonacelli, che ringrazio per essere fedele al nostro festival. La regia e la drammaturgia sono di Felice Cappa. Torna sempre, ma è inutile dire torna perché è sempre con noi l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, diretta da Lorenzo Salvetti. E quest'anno c'è una cosa particolare, perché più di 50 attori e registi europei confluiranno a Spoleto al Teatrino delle Sei per un grande laboratorio dedicato alla nuova creatività, e si concluderà con Madness alla Casina dell'Ippocastano. La cosa importante è che questo ciclo si chiama European Young Theatre, e a questo progetto partecipano le più importanti accademie europee, sono 9, naturalmente quella italiana, quella che viene dalla Spagna, dalla Francia, Strasburgo, Cracovia, Malmo, Svezia, Glasgow, Scozia, Varsavia, Parigi, Vilnius, un grande progetto di giovani. Decalogo parte prima, i comandamenti dal primo al quinto. È uno spettacolo che trova la sua fonte di ispirazione nell'opera cinematografica del regista Krzysztof Kieslowski. Sono 5 pièce teatrali su soggetti originali riferibili ai comandamenti e sono ispirati a fatti di cronaca. La regia è di Stefano Alleva e lo spettacolo sarà per tutta la durata del festival nella meravigliosa Basilica di San Salvatore, patrimonio universale dell'umanità. Bene, per la sezione arte, che in questi anni ha ripreso notevole vigore, c'è una novità importante. Le mostre del festival da quest'anno e per i prossimi 5 anni saranno curati dal grande critico e uomo di grande rinomanza, che è Achille Bonito Oliva. E quest'anno si presenta la prima di una serie di mostre che verranno dedicate all'intreccio dei linguaggi espressivi, quel crossover di arte figurativa, cinema, teatro, fotografia, musica, design, multimedialità, performance che ha trasformato profondamente il modo di fare arte nel nostro tempo. E il progetto è a cura di Change Performing Arts. E poi ci saranno, come sempre da alcuni anni, le mostre del Festival del Comune, le mostre del Comune di Spoleto, che sono curate da Gianluca Marziani e che si svolgeranno nel meraviglioso Palazzo Collicola Arti Visive. Insieme alla crescita del Festival si è sviluppato anche un mondo trasversale alla programmazione artistica, è quello degli eventi, che sono diventati molti e sempre più interessanti. Primo fra tutti il ciclo, secondo ciclo delle prediche, che ripetiamo quest'anno nella chiesa di San Domenico dopo l'eccezionale partecipazione avuta nella scorsa edizione, un successo inaspettato. Quest'anno saranno le 7 opere di misericordia spirituale, il tema del quale ci parleranno 7 grandi carismatici predicatori del nostro tempo, in collaborazione sempre con il Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione e con i preziosi consigli e la guida di tutta questa rassegna di Lucetta Scaraffia. Grazie Lucetta. Saranno con noi
Monsignor Rino Fisichella, il Cardinale Gianfranco Ravasi, Monsignor Vincenzo Paglia, Don Fabio Rosini, Frate Enzo Bianchi, Monsignor Pierangelo Segueli e Monsignor Renato Boccardo. Il giornalista e scrittore Corrado Augias sarà con noi in due diverse occasioni al Teatro Caio Melisso. Si confronterà prima con il grande e generoso scienziato Umberto Veronesi su temi cruciali che riguardano la bioetica in un incontro intitolato La nascita e la morte. E dopo ci sarà con il mio consigliere particolare Ernesto Galli della Loggia un confronto serrato e ironico che si chiama Odiate Sponde. Vi leggo le tre righe che ha scritto Ernesto Galli della Loggia perché da queste capite di che si tratta. Attraverso la voce di un registratore e la presenza sulla scena di Augias e di Galli della Loggia è il confronto serrato e ironico su tutto ciò che oggi, ma non da oggi, divide il Mediterraneo dalla selva nera, i tenaci nipoti di Arminio dagli sconsiderati concittadini di Alberto Sordi. E questo è tutto detto. E questa anche sarà la prima di una serie di conversazioni, incontri, sempre condotti e ideati da Ernesto Galli della Loggia. Due rassegne cinematografiche, il Senza Frontiere Without Borders Film Festival, con film internazionali dedicati al tema del vivere, oltre le barriere politiche, economiche e religiose, alla direzione del progetto Fiamma Arditi. E la quarta edizione di Cinema e Psicanalisi, che presenta sei capolavori della storia del cinema di due mitici registi, Pasolini e John Huston, a cura di Claudia Spadazzi e Fabio Castriota. E il secondo è il secondo appuntamento invece per la rassegna Arte e Psicanalisi dal titolo Le forme del pensiero, che propone una serie di eventi artistici commentati secondo una prospettiva psicoanalitica, sempre a cura di Claudia Spadazzi con Francesco Castelletti Ballarà. Istinto di conversazione è organizzato da Leteia Communication, le conversazioni pubbliche con un filo conduttore generazionale e parentale condotte da Oliviero Bea. Il concorso fedele, concorso dell'associazione Paolo e Torre, Socially Correct, sesta edizione, il tema di quest'anno è la donazione e il trapianto di organi, tessuti e cellule. Il concorso ha l'obiettivo di ideare una campagna di sensibilizzazione sociale per il Ministero della Salute. In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria torna il concorso per i giovani, il Festival Siamo Noi, dedicato quest'anno ai mestieri del Festival. In collaborazione sempre per la quinta edizione con la SIAE, ci saranno i premi SIAE alla creatività per le sezioni autore teatrale, musica, coreografo e scenografo. Si è aggiunto quest'anno, ed è un ritorno anche questo, dopo i biglietti d'oro, il premio Agis Italo Gemini. Un convegno sulla figura del Cardinal Martini farà parte del progetto dello spettacolo, ritratto di sceneggiatore in un interno, un omaggio attraverso un film documentario e la sua presenza ad Enrico Medioli, uno dei più grandi sceneggiatori del cinema italiano, al Teatro Caio Melisso. E poi un altro omaggio importante a Vittorio Ottolenghi, a cura di Fialfio Agostini. Ricorderemo la grande scrittrice e critica dello spettacolo recentemente scomparsa. Tra le più celebri esperte italiane di balletto e di danza, Vittoria Ottolenghi ha collaborato per molti anni al Festival dei Due Mondi nel coordinamento della sezione danza e ha curato le storiche edizioni della Maratona di Danza. Durante il Festival avremo anche un progetto scientifico molto importante, Immunologia, a cura del professor Vincenzo Barnaba. Un'altra cosa nuova è che il board, il grande board dei grandi registi europei annuale della European Film Academy, e sono 19 registi da tutta Europa,
guidati dal suo presidente, il regista Wim Wenders, verranno a Spoleto e terranno il loro board che porterà poi all'assegnazione del premio europeo. Sotto il pavimento del mondo è una scrittura originale che riporta in vita i minatori di Morgnano, che è un luogo di Spoleto, al Pozzo Orlando, nella Fornace, è in collaborazione con il Festival, l'Associazione Amici delle Miniere e il Comune di Spoleto. Ci sarà un portrait box, un studio fotografico viaggiante, molto piccolo, attraverso il quale Alessandro Rossellini farà le foto di tutti quelli che passano per il festival, famosi e no. E poi l'edizione 2013 della Mamma di Spoleto Open punta a un nuovo modello sullo sviluppo delle residenze creative con artisti italiani ed internazionali. Ringrazio Alessandra Ferri e Alessio Vlad per aver contribuito alla ricchezza e alla qualità del programma artistico, della danza e della musica. Ernesto l'ho già ringraziato per la sua preziosa collaborazione e tutti i miei collaboratori che hanno preso parte all'organizzazione di questa edizione, ma lasciatemi dire che io ringrazio il primo di questi miei collaboratori, che è mia moglie. Grazie Adriana. Per concludere, ancora un grande ringraziamento per la fiducia accordatami nel riconfermarmi alla direzione artistica per altri 5 anni, al ministro Ornaghi, al sindaco di Spoleto Daniele Benedetti, che è tra l'altro nuovo presidente della Fondazione Festival dei Due Mondi. E a tutto il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione, che sono Daniele Benedetti, presidente, Dario Pompili, vicepresidente, Carla Fendi, Andrea Margaritelli e Gianluca Brancadoro. Ultimo ringraziamento è al mio amico Salvatore Nastasi, che è sempre qui con noi da 5 anni, da sempre, ma con noi è particolarmente, e speriamo tutti che rimanga sempre con noi. Grazie Salvo, grazie mille. Superata, veramente sono le ultime 2 righe, la fase della rinascita, vi giuro e vi assicuro che lavoreremo per il consolidamento di questa nostra manifestazione che merita una lunga vita e il miglior futuro possibile. Grazie. Grazie e per finire vorrei che 3 persone a me molto care e che lavorano molto per questa nostra amministrazione dessero un piccolo saluto: Daniele Benedetti, nuovo presidente, Dario Pompili, vicepresidente e presidente della Fondazione Casse di Risparmio dell'Umbra, e naturalmente Carla Fendi. Vi prego di accomodarvi nell'ordine. Venite. Ne abbiamo 4. Brevemente, perché abbiamo preso anche già molto tempo. Grazie di essere qua. Avrei voluto ringraziare il ministro Ornaghi personalmente per l'impegno che ha profuso per emettere quella legge molto difficile da far passare in un primo periodo, però l'ha ringraziato già Giorgio Ferrara, Salvo Nastasi, e ringrazio lui per ringraziare il ministro. Quindi grazie dalla città e da tutto il panorama culturale italiano e internazionale, perché avete dato una garanzia di durata al Festival dei Due Mondi. Giorgio sa bene che Spoleto è una città molto difficile. Avevamo, come dico sempre, l'esercito
più pericoloso del 400, eravamo i più litigiosi, lo siamo sempre. In questi anni siamo riusciti a creare un ambiente di ricostruzione, più che di rinascita, un po' perché ci siamo abituati, visti i terremoti che il nostro territorio ogni tanto tristemente esprime. Abbiamo cambiato il Consiglio di amministrazione, alla luce anche della nuova legge, abbiamo fatto il nuovo statuto e devo dire però che poco è cambiato dal punto di vista invece dell'impegno profuso sia da Giorgio Ferrara, che naturalmente mi corre obbligo, essendo suo successore, di ringraziare per tutto quello che ha fatto e per tutto quello che farà. Quindi vi chiedo un grande applauso per Giorgio, per quello che ha profuso in questi anni. Ho due validi aiutanti di campo, come si dice in questi casi. Dario Pompili, presidente della Fondazione Cassa del Risparmio, che devo dire ha molto spesso coperto dal punto di vista economico il festival per permettergli di fare cose sempre più grandi, e la cara amica Carla Fendi, che è andata oltre che sponsorizzare semplicemente il festival, ha sponsorizzato la città, perché con lo spazio Carla Fendi stiamo riuscendo pezzo per pezzo, come un gigantesco puzzle, a ricostruire il teatro forse più importante e più bello della nostra città, il Caio Melisso. Per chi non c'è stato quest'anno ne avrà facoltà. Un messaggio e chiudo. Spoleto, proprio perché è una città particolare, difficile da vivere, ma della quale ci si innamora irrimediabilmente. Quindi vi prego di portare questo amore in giro per l'Italia dove andrete, ma soprattutto di riportarlo da noi, perché solo in questo modo il festival può crescere, perché siamo cresciuti grazie a tante persone che ci vogliono bene, alcune ne ho citate, alcune per ovvietà di tempo non l'ho fatto, ma si sente in quei giorni l'affetto che le persone che vivono all'esterno, che sono cresciute magari con il festival negli anni, riportano nella propria città, anche se di adozione, e Carla Fendi è una di quelle e li rappresenta tutti. Ecco perché è presidente della fondazione, presidente onorario della fondazione Festival dei Due Mondi. Grazie a tutti e ci vediamo a Spoleto il 28 giugno. Un saluto brevissimo anch'io, come non so se sareste vicepresidente, eccetera. Comunque, intanto un grazie al ministro Ornaghi e al maestro Ferrara per aver sottolineato, come dire, la presenza della fondazione che io rappresento nella manifestazione. E un grazie perché per noi, per la nostra fondazione, credo che questa presenza ha un significato che va oltre la semplice appartenenza, come dire, ad interessi locali. E diceva prima il maestro Ferrara, lo condivido, che i nostri sponsor non sono dei semplici sponsor, ma sono qualcosa di più importante, di gente cioè che crede, no, nella cultura, e quindi va oltre quello che è il legame economico. Cito anch'io qui il nostro sponsor più prestigioso, più importante, sponsor Carla Fendi, e vorrei anche sottolineare come per esempio la presenza e il ritorno di sponsor economici come la Cassa del Risparmio e le Casse del Risparmio dell'Umbria e Intesa San Paolo costituiscono un elemento molto importante al di là dello stesso fatto economico. Certo, per la Fondazione Cassa del Risparmio di Spoleto essere presente nel Festival dei Due Mondi è un dovere, come dire, elementare, c'è poco da dire, ci mancherebbe altro se non fosse presente. Quindi ritorniamo subito il campo, no, di un intervento, come dire, fondamentale. Quello che invece, secondo me, va sottolineato è che siamo riusciti ad essere in controtendenza rispetto a una situazione di oggettiva difficoltà economica, e quindi a far sì che questa
importantissima manifestazione possa, come dire, svolgersi con il minor danno possibile rispetto alla crisi economica attuale. Questa tendenza, la voglio, come dire, sottolineare, risponde a due momenti fondamentali. Uno, far capire come le fondazioni cosiddette bancarie sanno amministrare, amministrano in tempi difficili i loro patrimoni, perché poi è attraverso i loro patrimoni che vengono le risorse necessarie. E il secondo elemento che pensavo è importante è come vengono utilizzati questi patrimoni, e cioè verso la cultura, quella vera, quella che noi tutti vogliamo, e quindi essere se stesse dei baluardi in un momento così difficile dove, l'ho detto, per vari motivi, a volte oggettivi, a volte di necessità, a volte di scelta, comunque c'è un ritornare indietro verso delle realtà che noi dobbiamo mantenere, non solo, secondo me, con questo chiudo, per una questione di natura culturale che peraltro è fondamentale, ma anche perché sono delle risorse economiche per i nostri territori di grande rilievo e di grande importanza. Quindi chiudo qui salutando a tutti voi e direi inoltre complimentandomi con il programma, perché come al solito no, è un programma, non vorrei dire di quantità, perché la quantità dell'arte non è, ma di qualità lo è sicuramente, oltre che di quantità, e quindi è nelle premesse per rinnovare questa manifestazione, sindaco, no? Che a noi spoletini ci dà tanto, ci dà tanta importanza e direi qualifica veramente sul piano anche storico la nostra realtà. Carissimi, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Per me è molto difficile parlare perché mi emoziono. Io amo di più lavorare, operare e dare esempio, perché mi emoziono moltissimo, ma cercherò di dirvi quello che ho nel cuore. La Fondazione nasce per l'arte, per il campo del cinema, dell'ambiente, sociale, ma in questo momento, in questi anni, si è veramente prodigata soprattutto per l'arte. E per me restaurare con la Fondazione il Teatro Caio Melizzo è stato qualcosa di veramente, un lavoro che mi appassiona moltissimo, e desidero ringraziare il sindaco, tutto lo staff del comune e i miei sapienti collaboratori, il professor Carlo Savi che è qui e il professor Cesare Rovatti, che senza di loro non potrei fare quello che sto facendo. Però mi piacerebbe far capire che il cittadino che ha anche minime possibilità deve aiutare questo meraviglioso paese dando qualche cosa, perché come all'estero è importantissimo donare qualche cosa al proprio paese affinché migliori, soprattutto poi in questo momento gravissimo. E questo anche nell'educazione dei propri figli e della nuova generazione. A questo credo di aver spiegato come si forma questa fondazione, e vorrei dire che essere anche main partner di tutto il programma che il grande maestro Giorgio Ferrara da anni ci sta portando è una gioia meravigliosa, e voglio ringraziarlo di cuore, Giorgio Ferrara, perché veramente sta dando il massimo a questo festival. E insieme a Giorgio Ferrara voglio dare un grazie tenerissimo a Piero Tosi, che non è qui perché ha le prove, alla Sartoria Tirelli nella figura di Dino Trappetti e al regista Quirino Conti, anche lui occupato alle prove.
ma tutti molto vicini al festival che lo amano moltissimo. E un grazie anche alla signora Grasso che oggi è venuta ed è qui con noi. Grazie. Grazie, siete tutti liberi, liberati. Grazie.